Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale e l'avete già visto dal titolo, oggi andremo a fare l'unboxing di questo nuovo prodotto che è appena entrato a far parte del corredo, per cui qui abbiamo Canon RF 14 35 mm f4 LIS USM. Ma prima di cominciare vi ricordo che questo è un canale che tratta temi come la fotografia, il videomaking e il design, per cui avremo recensioni di prodotti, tutorial per utilizzare applicativi e i prodotti stessi che vado a recensire di volta in volta e anche applicazioni sul campo di tutto quello che vedete qui, perché con tutta questa roba che vi faccio vedere io non ci gioco, cioè sì, ci gioco tantissimo, ma ci lavoro anche, per cui di tanto in tanto vi porto dei casi studio su lavori che sono stati realizzati per davvero, per cui non perdete questa ghiotta occasione, il bottone iscriviti è qui sotto, attivate anche la campanella così non vi perdete i prossimi contenuti. Din! Capiamo un attimino di cosa si tratta, è una lente ovviamente, molti di voi avranno cliccato questo video perché lo sanno già, questa qui è una lente full frame per il nuovo sistema Canon con la monta RF, quindi è una lente per mirrorless, quindi è una lente che non funziona sui vecchi corpi macchina reflex purtroppo, dico purtroppo perché questa lente mi sarebbe piaciuta veramente tantissimo anche abbinata a dei corpi macchina vecchi sui quali però non la potrò montare e quindi la dovrò montare su delle moderne mirrorless, cosa che ho già fatto. Ma bando alle ciance, voi non siete qui per sentirmi parlare, siete qui per vedere che cosa c'è dentro questa scatola. Allora, innanzitutto mostre varie plastichine, polistiroli vari. Ovviamente la prima cosa che mi viene in mano è la custodia. In tutte le lenti Canon di serie L c'è una custodia morbida con il fondo di pelle di daino e il resto di stoffa. È una cosa che io non uso mai, veramente mai, però è bello che ci sia, è un bell'oggettino, quindi sono contento che ci sia. Poi qui abbiamo il libretto di istruzioni in cirillico che non leggerò mai. E infine arriviamo al pezzo forte, quello che tutti quanti ti stanno aspettando, ma voi sapete benissimo che i miei unboxing sono sempre farlocchi. Eccola qua. Qui abbiamo la lente, come vedete io l'ho già montata sulla mia Canon EOS R. Una cosa che non vi ho fatto vedere è che questa lente viene con il paraluce, quindi il paraluce è uno degli oggetti che si trovano all'interno della borsa. La lente è questa, come potete vedere, è una lente che non è tanto grande, perché è più piccola di un 24-105, è più piccola di un 24-70, è più piccola anche del 16-35 mm con la monta F. Sono entrambe lenti che io utilizzo, quindi questa è più piccola. E una cosa che vi posso dire, io sono rimasto sbalordito dal peso di questa lente, nel senso che è leggerissima. È veramente una cosa, è una piuma. Io mi aspettavo una lente pesante dopo aver provato delle lenti Sony, dopo aver provato anche delle lenti Canon, mi aspettavo veramente un macigno, perché vi dico per esempio l'RF 24-105 pesa molto di più di questa, per cui io mi aspettavo un peso del genere. Questa qui invece, faccio vedere anche il frontale, questa qui è molto leggera, quindi è una lente davvero molto versatile, oserei dire da viaggio, perfetta, perché ha un'escursione che non è trascurabile, perché da 14 a 35 ci si fa, non dico tutto, però è molto molto versatile. E il fatto che sia così leggera è molto molto ben bilanciata, come potete vedere l'escursione è pochissima. Quindi quando noi andiamo a zoomare da 14 a 35 l'escursione è, non dico nulla, però è assolutamente ininfluente. Quindi è una lente veramente molto molto comoda. Qui abbiamo i soliti bottoni, per cui abbiamo l'autofocus e la stabilizzazione. Questa è una lente stabilizzata, quindi con tutti i vantaggi che ne derivano. Quattro stop di stabilizzazione, non vorrei dire una cavolata, però mi sembra quattro stop. Quindi è una lente veramente molto ben costruita. Ha l'anello, quello personalizzabile delle ottiche di serie L di Canon per la mirror, poi ha l'anello della messa a fuoco e l'anello dello zoom, quindi ha tre anelli. È una lente molto completa secondo me. Ha un difetto che mi lascia veramente sbigottito, ovvero ha probabilmente la vignettatura più evidente che io abbia mai visto in assoluto da quando faccio questo mestiere. Ha una vignettatura veramente molto molto pronunciata. Questo problema si verifica solamente a 14 mm, quindi a 15 già di meno, a 16 è sparita, per cui è un 16-35 perfetto.
perfetto. Se io vado a replicare la lunghezza focale che avevo prima del 16-35 è identico, non cambia niente. Però se vado sul 14, che è il motivo che mi ha ingolosito su una lente come questa, se vado sul 14 ho una vignettatura veramente un po' prepotente. Quindi questo l'ho trovato un po' fastidioso su una lente di serie L, soprattutto su una lente così costosa. Tuttavia continuo a pensare che questa lente sia una scelta migliore rispetto al 15-35 f2.8, perché quella lente costa veramente tanto di più rispetto a questa e è un 15-35, per cui il 14 non c'è proprio. Quindi io nel momento in cui compro una lente come questa, quello che mi interessa è avere un po' di grandangolo in più, più che l'apertura, perché una lente come questa io non la uso per fare eventi, la uso per fare interni e paesaggio, basta. Quindi non mi serve l'apertura, nel mio caso specifico, poi ognuno lavora a modo suo, ma nel mio caso a me non serviva l'apertura su questa lente, mi serviva un po' di grandangolo in più. Per cui 15-35 non mi ha ingolosito tanto, perché dal mio 16 spendere 2600 euro per avere solo un millimetro in più non mi piaceva come scelta, mentre qui 14 è un pochino più ampio, cioè comincia a vedersi la differenza. Devo anche dire che questa lente l'ho già provata in lungo e in largo, come vedete l'ho già montata, non vi ho fatto vedere un unboxing vero perché l'avevo già tirata fuori, ovviamente. È una lente che lavora bene, nel senso che comunque ha una buona nitidezza e un buonissimo contrasto. Ecco, devo dire che per quanto riguarda la nitidezza attraverso tutto il frame, anche qui non sono sbalordito, nel senso che secondo me il mio 16-35 monta F era meglio per quanto riguardava la nitidezza. Diciamo, il 16-35 nel mio cuore è difficilissimo da rimpiazzare, perché finora nella mia vita proprio è la lente che ho amato di più. Vabbè, poi che c'è il 100 mm macro, anche quello mi ha fatto impazzire letteralmente, però non l'ho usato altrettanto, è una lente più complicata. Quindi il 16-35 è la lente che ho usato di più in tutta la mia vita, quindi diciamo è la lente che ho amato di più. Questa non mi sta dispiacendo, la sto usando con grandissimo gusto, mi permette di fare delle cose un po' più ampie, mi permette di sperimentare cose che prima non avrei osato fare, ha una distanza di messa a fuoco che mi permette di fare quasi un po' di macro ultra grandangolare, quindi è una lente divertente. Cavolo, parlare di divertimento quando abbiamo speso 1800 euro per acquistarla è una bestemmia ovviamente, però diciamo che è una lente gradevole da utilizzare. Io la sto utilizzando, come detto, su Canon EOS R, quindi sulla mia mirrorless di fascia più alta, perché altrimenti avrei potuto metterla sulla R7, ma sulla R7 preferisco tenerla così com'è. In questo modo riesco a sfruttare effettivamente questo 14 sulla Canon EOS R, perché la sto usando effettivamente per fare fotografia. Una cosa che va detta: se la utilizzassi per fare video, il problema della vignettatura sarebbe assente, perché la vignettatura è visibile solamente in formato 3x2, in formato 16 noni non si vede più la vignettatura, perché rimane confinata agli angoli superiori e quindi non si vede più. Per cui questa potrebbe essere un'ottima lente per fare video. Io la sto utilizzando per fare fotografia e c'è effettivamente questo problema della vignettatura, però a parte questo mi sembra una lente veramente molto solida. La costruzione è buona, anche se devo dire che è comunque plastica, però è una plastica buona, abbastanza robusta, quindi è una costruzione che non mi impensierisce. Ovviamente se la facciamo cadere si rompe, ma come qualunque cosa. Quindi ricapitolando, è una buona lente, è abbastanza nitida ma non eccezionalmente nitida, ha una bella escursione ma è un po' penalizzata sul 14 per via della vignettatura. Visto che è un F4, secondo me la morte sua è utilizzarla per fare paesaggio e fotografia di interni, anche se ha un po' di distorsione a barilotto. Quindi questa è un'altra pecca che molte lenti grandangolari hanno, quindi non si muore mica. Io la sto utilizzando per fare soprattutto paesaggio, l'ho utilizzata per fare un pochino di interni e l'ho utilizzata per fare un pochino di macro in natura, quindi ho fatto un po' di foto autunnali, cose del genere, niente di che. A questo punto vi chiedo, fatemi sapere in un commento se vi interessano approfondimenti su questa lente, se volete vedere come performa nella fotografia, come performa nel video. Ho già fatto un video in cui utilizzavo questa lente per filmare, quindi ho utilizzato questa lente che stava lì dove sta adesso la videocamera e quindi avevo questa ripresa fatta con questa lente, però diavolo non mi ricordo che video era, per cui è uno dei miei ultimi video, quindi se l'avete già visto probabilmente vi ricorderete. Aiutatemi, che video era? Non mi ricordo qual era, ve lo linkerei in card ma non mi ricordo più. Ad ogni modo, se vi interessano ulteriori approfondimenti sia foto sia video su questa lente, io vi aspetto nei commenti, fatemi sapere. Adesso vado a rimettere il coperchio e vado anche a rimettere il paraluce. Ora dovete sapere che io non sono un grandissimo amante dei paraluce, infatti questa è la prima volta in tanti anni che ho deciso di portarmelo dietro e lo faccio per due motivi. Il primo
e che è molto piccolo, occupa pochissimo spazio e pesa niente. Il secondo motivo è che questa lente, essendo molto molto wide, è molto facile che becchi dentro dei flare, è quasi impossibile escludere delle luci parassita, delle fonti di disturbo con una lente come questa, per cui mi sto portando dietro il paraluce che tanto, come avete potuto vedere, è sottilissimo, quindi non ripara proprio un tubo, però su una lente così wide non è che ci sia tanta scelta. Comunque me lo porto dietro perché non si sa mai, potrebbe dovermi servire. Io spesso e volentieri schermo la lente con la mano, però non si sa mai, potrebbe servirmi una soluzione di questo tipo, soprattutto se sto facendo pose lunghe. Sapete, fare una posa lunga con la mano davanti è una condanna, vuol dire che al minimo movimento la foto è rovinata. Ma io come sempre mi dilungo troppo, fatemi sapere se qualcuno di voi ce l'ha già oppure se state pensando di acquistarla, che cosa ne pensate e se volete qualche informazione in più. Canon RF 14-35 serie L f4 stabilizzata. Amici, io vi do appuntamento al prossimo video.